Con Telemar navighi in internet senza limiti per raggiungere tutto il mondo partendo sempre da casa tua. Telemar, Internet Quality Provider. Bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione e buon Natale. Come da consuetudine, TVA dedica anche nel giorno di Natale uno spazio alle informazioni e alle suggestioni che arrivano dalla Diocesi di Vicenza. Siamo in compagnia di Monsignor Beniamino Pizziol, Vescovo di Vicenza. Nel messaggio che lei ha scritto per questo Natale, Eccellenza, colpisce il riferimento alla tenerezza. Ci spiega il motivo di questa scelta? Quest'anno ho pensato di scrivere una lettera che è tutta centrata sul tema della tenerezza, ma vorrei all'inizio spiegare cosa si intende per tenerezza, perché c'è il rischio di pensare come un sentimento magari sdolcinato che in occasione del Natale viene proposto a tutti. In realtà si parla di teologia della tenerezza, che significa il modo con cui Dio entra nella storia, entra nel mondo, cioè attraverso il suo figlio Gesù, che viene avvolto in fasce, questo bambino che nasce, deposto in una mangiatoia. E quindi è la via privilegiata in cui Dio entra in relazione con ciascuno di noi. Questo è il senso profondo della tenerezza, che poi va coniugata in tutti gli ambiti dell'umana esistenza, in tutti gli aspetti. E allora in questo senso ho deciso di impostare la lettera, però facendo riferimento a una lettera, che lettera apostolica di Papa Francesco, che porta il titolo Admirabile Signum, che è sul presepio. Io invito tutti voi a leggere questa lettera, tra l'altro è anche molto breve e aiuta a capire meglio il presepio, che in tante case nostre viene allestito, viene preparato e di fronte al quale tutta la famiglia si raccoglie. Quindi è un invito pressante che vi faccio e troverete un grande beneficio nella lettura di questa lettera. Eccellenza, in una società così frenetica, distratta, impaurita, che cosa significa vivere la tenerezza nelle nostre relazioni? Ecco, se abbiamo detto che la tenerezza è il modo con cui Dio si rivela nella nascita del suo figlio, ma si rivela a ciascuno di noi, è chiaro che questa tenerezza crea rapporti diversi tra di noi, relazioni diverse, cioè è capace di far sì che ciascuno si accosti all'altro in un modo del tutto nuovo, cioè considerando l'altro come un fratello, come un altro se stesso, e allora desiderando per l'altro tutto quello che desidera per se stesso e non facendo all'altro tutto quello che lui non vuole venga fatto a se stesso. Allora in una nostra società che oggi rischia di essere molto litigiosa, fredda, certe volte anche indifferente, l'accostamento della tenerezza nei rapporti, nelle relazioni, può cambiare anche gli aspetti civili, sociali, religiosi. Questo è il senso della proposta che viene fatta. Abbiamo chiesto cosa significa vivere la tenerezza tra sposi e come genitori ad una famiglia di Rosà. Sentiamo che cosa ci hanno raccontato. Qui abbiamo Maria Chiara Beltrame, mia moglie, poi c'è Carola e Viola, sono due gemelle, hanno 8 anni, c'è Agata che ha 4 anni e l'ultima arrivata che è Allegra che ha quasi 5 mesi. La tenerezza, la parola tenerezza mi fa tornare con la mente a circa 10 anni fa quando abbiamo frequentato il corso fidanzati. Era una parola che veniva usata spesso per farci capire come vivere il rapporto e per renderlo saldo e duraturo. E oggi sono oltre 9 anni che siamo sposati e penso di poter dire e affermare che proprio non possa esserci matrimonio senza tenerezza. Ma la tenerezza non andrei
a definirla con un semplice sentimento e basta, è qualcosa secondo me di molto più profondo, che va molto più in là. È un atteggiamento che devi avere per cercare di superare il tuo egoismo, superare il tuo ripiegarti su te stesso e aprirti completamente all'altro. E quindi tra uno sposo e una sposa, e questo atteggiamento ti aiuta a conoscerti, conoscerti più in profondità. E quando due sposi decidono di percorrere la propria vita insieme, decidono di prendersi per mano e di intraprendere un cammino insieme. E questa è la tenerezza, ma non è solo questo gesto simbolico di prendersi per mano e di fare un cammino, è qualcosa di più profondo. Sono due anime, secondo me, che proprio si toccano, si uniscono, quasi a fondersi, a diventare un tutt'uno. Perché se prenderti per mano ti permette di camminare, unire le proprie anime ti permette forse di volare. E ecco allora che per fare questo hai bisogno proprio di conoscerti in profondità. E per me vivere la tenerezza con mia moglie vuol dire sapere quotidianamente, vorrei dire, saperti ritagliare degli spazi per coltivare il rapporto di coppia, quindi per conoscerci meglio, sempre più in profondità, conoscere i sentimenti dell'altro, gli stati d'animo, anche per magari farsi carico delle preoccupazioni, delle ansie, o anche solo per condividere le gioie dell'altro. Vuol dire anche saper cogliere gli aspetti positivi dell'altro, vuol dire saper affrontare le difficoltà guardando oltre, guardando un orizzonte più alto della difficoltà in sé. Io credo che questo atteggiamento di tenerezza sia fondamentale viverlo, soprattutto quando hai dei figli, perché io sperimento, vorrei dire tutti i giorni, che loro crescono più sereni, sono più serene, sono più felici, hanno un atteggiamento più positivo quando vedono che tra i genitori c'è questa tenerezza, loro la percepiscono, la respirano, la vivono anche loro. Quindi quando hai dei figli è ancora più importante vivere gesti di tenerezza. Eccellenza, abbiamo chiesto a Marco e Maria Chiara di Rosà di raccontarci cosa significa vivere la tenerezza in famiglia. Nella sua esperienza di figlio, che cosa aggiunge la tenerezza nelle relazioni? Ma vorrei partire dall'ultima esperienza che ho fatto di tenerezza in famiglia, soprattutto nei confronti di mia mamma. Da settembre dell'anno scorso a marzo di quest'anno io ho accompagnato la mamma, non di frequente purtroppo, ma in alcuni momenti molto carichi di presenza, di affetto, l'ho accompagnata alla conclusione della sua vita terrena, l'ho accompagnata alla morte. E lì ho vissuto una esperienza di tenerezza diversa dal tempo in cui la mamma stava bene, una donna forte, una donna autonoma, una donna piena di vita, che a un certo punto viene colpita da un infarto gravissimo. Il medico mi ha detto che rischiava di morire, ma la fibra forte della mamma ha resistito, però lì è ceduta un po' lentamente, e ricordo i momenti in cui le facevo visita, dove rispetto al tempo precedente, dove era lei in qualche modo ad aiutare me e anche a darmi dei consigli, io le stavo vicino, la carezzavo, sentivo questa tenerezza che era necessaria nei suoi confronti, perché stava vivendo un momento di forte difficoltà personale. Questo mi è rimasto impresso nel cuore e credo che quei gesti l'abbiano aiutata intanto a percepire il grande senso di filialità, di figliolanza miei nei suoi confronti, e poi anche di tolleranza di quelle sofferenze di cui si sentiva anche gravata. Questa per me è stata un'esperienza unica, che è incisa nella mia persona, nella mia storia, di tenerezza nei confronti di un figlio verso la mamma e di una mamma verso un figlio. Grazie Eccellenza, sentiamo qual è il valore aggiunto della tenerezza in famiglia
secondo l'esperienza di Marco e Maria Chiara. In famiglia non è sempre facile, anzi, ce ne passa per vivere la tenerezza, però io penso che basterebbe, forse sarebbe sufficiente, mettere in atto tre parole che ci ha lasciato Papa Francesco, ci ha suggerito Papa Francesco, sono tre parole magiche che sono permesso, grazie e scusa. Sono tre parole che sembrano banali, semplici, ma se si riesce a metterle in atto davvero, a viverle profondamente, con sincerità, ti permettono davvero di fare un salto di qualità, sia nel rapporto tra marito e moglie, ma anche nel rapporto tra genitori e figli. Permesso, per esempio, è una parola che evoca delicatezza, perché quando ti sposi e quindi hai la possibilità di entrare nella vita dell'altro, però devi farlo con delicatezza, con rispetto. E questo, a volte c'è il rischio di essere invadenti, di voler entrare nella vita dell'altro in maniera prepotente. Grazie, anche grazie è una parola semplicissima, però è una parola che non è mai fuori moda. Io dico sempre grazie, ci sta bene con tutto, per dire la bellezza di questa parola, perché diamo sempre tutto per scontato, sembra ci sia sempre tutto dovuto, e ci dimentichiamo magari di avere atteggiamenti di gratitudine, soprattutto nei confronti di chi c'è più vicino. E poi scusa, che è la parola forse più difficile da mettere in pratica, perché scusa evoca un atteggiamento di umiltà che va spesso in contrasto con l'orgoglio, con la tua arroganza, però penso che perdonare, saper chiedere perdono, dare perdono, sia fondamentale per mantenere vivo e acceso qualsiasi rapporto. Quindi ecco, la tenerezza in famiglia può riassumersi in queste tre parole. Ecco. Continuiamo la nostra conversazione sulla tenerezza con Monsignor Beniamino Pizziol, il Vescovo di Vicenza, e le chiedo, Eccellenza, qual è l'ingrediente nell'ambito del volontariato che la tenerezza può portare? Quando penso al volontariato, ho di fronte un'icona evangelica che per me è fondamentale, che è quella del buon samaritano. Che significa questo? Un uomo che si accorge lungo il suo percorso, sta andando a fare i suoi commerci, si accorge di una persona che è ferita lungo la strada, ferita in modo gravissimo. E dice il testo che il primo atteggiamento è quello di sentire compassione, cioè il suo cuore si commuove di fronte a quella persona che è lì mezza morta lungo la strada, e questo è il primo atteggiamento della tenerezza che è richiesto a tutti i volontari. Io ho fatto tanta esperienza in questo tempo, anche di Natale, ma in questi anni, di incontro con associazioni di volontariato, e ho percepito questa presenza, questa capacità di provare tenerezza, di provare compassione verso le persone disabili, emarginate, senza fissa dimora. Anche ultimamente ho visitato il Faustino, una realtà qui che accoglie e le persone che non sanno dove andare durante la giornata per ripararsi dal freddo o anche per incontrarsi con altre persone. E allora, sempre tenendo presente l'icona del buon samaritano, hanno il coraggio di fermarsi, di prendersi cura, di pagare di persona, per cui impegnano tempo e anche risorse personali. Allora, questo non può creare che questo atteggiamento di tenerezza, di cura nei confronti degli altri, e io sono molto contento perché nella nostra diocesi di Vicenza, nella nostra provincia, perché non tutte queste associazioni di volontariato sono legate al mondo cattolico, ma a mio avviso provengono dal mondo cattolico, sono molto contento perché è presente in modo capillare in tutto il territorio, e quando io le visito, le incontro, vengo fuori con un senso di gioia profonda che crea in me anche una tenerezza dopo aver incontrato anche tutte queste persone, e approfitto di questa circostanza per ringraziarle, incoraggiare e continuare con questo servizio così prezioso alla nostra comunità.
E allora continuiamo ascoltando proprio la testimonianza di una volontaria della mensa Il Mezzanino. Vivere la tenerezza in questo servizio per me significa dare un abbraccio alle persone, agli ospiti che vengono qui, che magari hanno trascorso la notte alla ghiaccio. Il Mezzanino è una mensa dei senza dimora che accoglie quotidianamente e tutte le domeniche, in tutte le colazioni, circa 200 persone. Si tratta delle persone che generalmente sono invisibili agli occhi della gente. E noi li accogliamo, noi volontari del Mezzanino, li accogliamo sempre con gioia, perché li consideriamo appunto, alla fine, dopo tanti anni che effettuiamo questo servizio, almeno personalmente li considero come degli amici. E mi piace essere con loro così come sono con i miei veri amici, ascoltandoli, offrendo loro un abbraccio e donandogli un sorriso e soprattutto cercando di essere gentili con loro. E infatti la cosa più bella è che loro mi ringraziano per questo, più delle volte mi ringraziano per questo, perché dicono: tu sei sempre gentile con noi. E forse perché non sono abituati a questo, gli altri, la gente per strada li tratta con diffidenza. E poi quando torno a casa, ecco, la mia prospettiva di vita cambia perché mi rendo conto che ho tante cose che sembra una cosa banale, no? Però ho tante cose che magari non apprezzo quotidianamente. E invece quando vengo qui, vedendo loro la loro sofferenza, le loro storie, il loro modo di vivere, che non fanno altro che durante la giornata di pigellonare per strada e girovagare nei supermercati, nei grandi supermercati, oppure cercando ospitalità nelle strutture caritative che la città mette a disposizione. E quindi io, che ho una famiglia, che ho un lavoro e che ho tante persone che mi sono amiche, tanti affetti, no? Parenti, tante persone che mi vogliono bene. E quindi non sono sola, non soffro la solitudine. E quindi questo, ecco, mi fa cambiare prospettiva di vita, mi fa vivere la vita con maggiore autenticità. E questo è il più grande dono che io ricevo da loro, ecco. Stiamo parlando della tenerezza in diversi ambiti della vita con Monsignor Pizziol, e le chiedo, rispetto al mondo del lavoro che è così difficile e complicato di questi tempi, come vivere la tenerezza, che senso ha vivere la tenerezza in questo ambito? Sì, vorrei partire da un articolo che ho letto in questi giorni proprio su questa questione. E l'articolo porta questo titolo: lavoratori suicidi, condannato l'amministratore delegato. 10 anni fa la tragedia che sconvolse France Telecom, con 19 dipendenti che si tolsero la vita per il clima invivibile creato ad hoc. Dice, si parla di mobbing morale e istituzionale. Perché mi ha colpito in ordine alla tenerezza? Perché anche nell'ambito lavorativo, che sia l'impresa, che sia un'azienda, che sia dentro a un ospedale, dentro a una scuola, il rapporto tra le persone è fondamentale. Se non c'è una relazione buona tra persone, il rischio è anche poi dal punto di vista economico. Cioè non tiene un'azienda, non tiene un'impresa che non abbia un corretto rapporto sia tra i dipendenti tra di loro, i dipendenti con i responsabili, con i dirigenti, e i dirigenti con i dipendenti. Si è lavorato molto in questi ultimi anni proprio per creare questo clima che a me pare, da quel poco che ho conosciuto a Vicenza, che sia presente. E questo è un dato molto positivo, perché anche, diciamo così, un giusto profitto che è necessario dipende dal coinvolgimento delle persone nell'azienda, nell'impresa, nelle varie realtà produttive. Questo significa partire dalla tenerezza, perché la tenerezza cambia i rapporti, li porta in una dimensione
relazionale viva, intensa, c'è un ascolto, c'è un confronto, ci può essere anche un conflitto rispetto ai problemi da risolvere, ma poi si arriva a un compromesso accettato da tutti che favorisce un clima che non ci può portare, come ahimè qui abbiamo visto, a situazioni così esasperate e con esiti così negativi. A proposito del mondo del lavoro, sentiamo il contributo di Nicoletta Martelletto. La tenerezza è una parola che è poco affine e poco frequentata forse nel mondo del giornalismo. È una parola che in questo mestiere un po' duro, un po' spigoloso, forse pratichiamo molto poco. È una parola che abbiamo in mente, ma che forse traduciamo più frequentemente con il tema della sensibilità, quando raccontiamo fatti o raccontiamo persone. E la sensibilità, al di là dei limiti di legge e delle nostre carte deontologiche, è affidata a ciascuno di noi, al nostro modo di raccontare o non raccontare un dettaglio, di raccontare un'angolatura di una storia. E questo fa la differenza nel modo di raccontare le notizie. È certo che di sensibilità e tenerezza forse avremmo più bisogno. Nel mio lavoro di giornalista la presenza della tenerezza di Dio forse è spesso dietro le quinte, dietro la tenda, ma la avvertiamo ogni volta c'è una reazione positiva da parte dei lettori quando raccontiamo una storia, oppure una fotografia suscita in noi dei sentimenti e delle reazioni molto forti. Il linguaggio delle immagini oggi è quello che parla e racconta di più. È certo che ogni volta che riusciamo a coinvolgere il nostro pubblico in una notizia positiva, certo quello è un segno positivo della tenerezza di Dio. Monsignor Pizzioli, il suo messaggio colpisce perché sembra voler applicare la tenerezza a tutti gli ambiti di vita. Allora, le chiedo anche con curiosità, è possibile che la tenerezza anche nell'arte si metta a servizio del sociale e cosa può portare questo connubio, secondo lei? Ma io sono convinto che tutte le espressioni culturali, artistiche, letterarie, musicali sono un luogo privilegiato dove manifestare la tenerezza, perché queste realtà culturali hanno la capacità di entrare nei sentimenti più profondi delle persone e di suscitare anche sentimenti di difficoltà, di dolore, ma anche di gioia, di esprimerli attraverso queste forme. Ho presente, perché mi è arrivato un CD e l'ho ascoltato, dell'ultimo concerto che si è tenuto nella chiesa di San Lorenzo, diretti da il maestro Beppi De Marzi. Quando si ascolta il Signore delle Cime, che è entrato ormai dentro anche tante volte alla stessa liturgia verso la fine, nel momento conclusivo, lì si percepisce tutta la tenerezza, perché le parole e la musica sono un connubio così forte da non poterle distinguere e sono capaci di attrarre le persone che ascoltano, aprendo il cuore, aprendo poi anche la bocca, perché partecipano a questo canto. Quella è una dimensione di struggente tenerezza che si può vivere, ma anche, io ho presente i grandi testi, se si leggono i Promessi, se si legge i Promessi Sposi, no, il romanzo I Promessi Sposi, tu partecipi e senti una profonda tenerezza anche nei momenti più difficili, ma anche nella stessa descrizione della conversione, chiamiamola così, dell'innominato. E quindi queste realtà culturali sono una via privilegiata per esprimere la tenerezza e per arrivare al cuore delle persone. E allora sentiamo proprio il maestro Beppi De Marzi a proposito della tenerezza nell'ambito musicale. La tenerezza deve essere silenziosa. Io ho vissuto molto con padre Turoldo, che diceva il silenzio di Dio è la sua massima, insomma, più grande amore.
e secondo me non dovrebbe essere mai gridato l'amore, deve essere solo il sorriso, la tenerezza è il sorriso, la tenerezza sono le braccia aperte, è rassicurare chi soffre, chi ha bisogno, la tenerezza è solo quello. E penso che Dio in ogni momento, col suo silenzio, che noi interpretiamo talvolta come abbandono e invece è una presenza costante, sia il massimo della tenerezza, che dobbiamo fare nostra, interpretarla, anche elaborarla, perché il silenzio va sospirato. La tenerezza che ho vissuto è stata la più intensa con i nostri migranti, che hanno il ricordo lontanissimo delle tradizioni e che, belle o brutte che siano state, riescono sempre a trasformare in un ricordo emozionante e commovente. E io mi sono intenerito davanti alla loro memoria, al loro ricordo, e ho notato che hanno ricambiato anche il mio stupore con sorrisi rassicuranti. E poi mi hanno insegnato che i suoni dei nostri vecchi, dei nostri padri, erano sempre suoni rassicuranti. Ecco la tenerezza che ho vissuto nel mio lungo vagare. Eccellenza, siamo in chiusura, ancora un suo augurio ai nostri telespettatori. Il mio augurio non può essere quello, se non quello di vivere un Natale di tenerezza, magari anche davanti al presepe, ma con questi sentimenti che abbiamo cercato di descrivere, cioè considerando questa modalità con cui Dio si rivolge a noi, e noi siamo chiamati a essere testimoni di questa tenerezza con tutte le persone che il Signore mette sulla nostra strada. Auguri a tutti di un buon Natale e di un sereno anno nuovo. Con Telemar navighi in internet senza limiti per raggiungere tutto il mondo partendo sempre da casa tua. Telemar, Internet Quality Provider.